Amici della Gaijin, ben trovati, siamo sempre qui al Comics and Games School Festival, siamo nella scuola ovviamente Leonardo da Vinci, per questo evento che racchiude un po' tutto quello che avete visto finora, ma fermi qua perché abbiamo un altro gruppo da intervistare. Venite qui, prego, prego, prego. Nome? Sara. Livia. Davide. Quando vi siete avvicinati al cosplay e perché? Nel 2012, perché ero stata influenzata da alcune mie amiche, quindi mi è piaciuta la cosa e ho cominciato. Circa 2 anni fa ho iniziato a seguire anime e manga, ho scoperto questa cosa, che si potevano interpretare personaggi, allora l'ho voluto fare. Ok. Circa nel 2010-2011 mia sorella ha cominciato a spingermi verso questo mondo, chiamiamolo così, che comunque abbiamo trovato fantastico. È ricco di sorprese. Questi, avete altri cosplay che interpretate o sono altri cosplay? Quanti ne avete al vostro attivo? Oddio. Allora, 4 credo, ma ancora alcuni non li abbiamo portati. Ok, vale per tutti? Più o meno sì. Sì, all'incirca. Vi state divertendo qui? Sì. Ritornerete qui? Ovvio. No, probabilmente sì. Mi pare anche giusto. Ora ci spiegheranno ovviamente perché tutto ciò. Cosa le è successo? È stata sparata da un altro personaggio che non stiamo facendo in questo momento. È praticamente stata sparata perché secondo loro era inutile alla società, diciamo. Bellissimo. Alla storia. Avevano scoperto delle cose, ma lei non gli serviva più e quindi hanno deciso di ucciderla. Che brutta cosa. Che brutta cosa. E morirà tante altre volte. Sì, morirà tante altre volte finché Okabe non riuscirà a salvare tramite il ritorno nel tempo. E chi è che viaggia nel tempo? Lui. Io. Perché? Come fai? Grazie a un dispositivo, un microonde, unito a un cellulare. Abbiamo un cellulare che manda le email nel passato. Questo cellulare praticamente cambia le cose del tempo passato, cambiando il futuro. Cambia per certi eventi del passato, quindi modificando a sua volta il suo. Sì. Io ho sempre detto che il forno a microonde e il cellulare servivano, quindi mi raccomando, calcolate bene la data di dove volete andare nel microonde, troverete il cornetto caldo e il passato servito. Al mio tre un ciao ciao nuovamente. Okay. Ciao ciao. Ciao ciao.